Buongiorno amici, oggi affronteremo uno dei mostri sacri della cucina napoletana. Voi sapete perfettamente che i mostri sono il ragù, il sartù e la genovese. Oggi affronteremo la genovese, però non nel modo tradizionale, dove è venuta, chi l'ha importata, come è nata, quali sono le sue origini, non ci importa. L'unica cosa che faremo, vedremo di sfatare la leggenda che per fare una vera genovese occorre come pasta dei genovesini, cioè tagliati piccolini, eccetera. Quindi vi proporrò delle alternative tra le quali voi potrete scegliere. E l'unica cosa che vi chiedo è di avere pazienza, perché per accelerare la cottura della cipolla abbiamo usato la pentola a pressione, che un napoletano come me teoricamente non dovrebbe fare, e per questo riceverò certamente un sacco di critiche, ma che volete fare? È così comoda. Ci rimarrò. Ciao. Piaciuta la prima versione? Allora vediamo il secondo finale e poi ci salutiamo. Thank you.
Ora che sapete tutto, spero che non vi sia dispiaciuto e che in qualche modo mi facciate sapere il vostro parere, specialmente per i napoletani. I non napoletani non lo conoscono proprio, quindi non è un problema. Ma almeno i napoletani e la gente del sud, se mi dicesse che cosa ne pensa, sarei veramente felice. Ok? A dopo, grazie, ciao.